il sasso nello stagno è arrivato forte e chiaro e nessuno ha nascosto la mano. Anzi, tutti l'hanno mostrata con una certa fierezza, perché la nuova Renault Megane e Tech Electric, capostipite della Renaulution, è una bella e intrigante berlina compatta di classe media, la categoria più acquistata dagli automobilisti europei. Megane e Tech Electric, inoltre, può vantare l'esperienza di 10 miliardi di chilometri già percorsi in Europa dai clienti delle auto green Renault, Nissan, Mitsubishi, i marchi che danno vita all'alleanza. Un'auto che dà un deciso colpo d'acceleratore alla voglia, oltre che alla necessità, del gruppo franco-giapponese di affrontare la sfida della nuova mobilità insieme, dopo che le strategie comuni erano andate quasi in frantumi con le complicate vicende che hanno coinvolto Carlos Ghosn, il manager che per oltre un decennio aveva guidato l'alleanza. Ora la pace è fatta e, meglio delle parole, lo dicono naturalmente i fatti. Dopo aver investito oltre 10 miliardi di euro sull'elettrificazione e aver immesso sul mercato negli scorsi anni 10 modelli elettrici, le tre aziende hanno in programma di investire ulteriori 23 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per lanciare 35 nuovi veicoli a batteria entro il 2030. Investimenti di notevole portata che difficilmente un marchio potrebbe sostenere da solo. Lo schema dell'alleanza è semplice: una determinata tecnologia viene sviluppata da un team leader aiutato dagli altri due marchi. Così si consente a ciascun membro dell'alleanza di accedere a tutte le tecnologie chiave. Una collaborazione che sarà rodata con la piattaforma comune per il segmento C e D utilizzata per 5 nuovi modelli: Nissan Qashqai e X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral e un prossimo SUV a 7 posti. Ma anche dalla piattaforma CMF-EV, giudicata dall'alleanza la più competitiva al mondo, che diventerà la base di produzione per 250.000 veicoli Renault, Nissan e Alpine all'anno. Tra i modelli che la useranno, la nuova Renault 5 e la compatta elettrica Nissan che sostituirà Micra. E sul determinante fronte batterie cosa succederà? L'alleanza, grazie alle economie di scala e ad accordi con partner comuni, punta a ridurre i costi del 50% entro il 2026 e del 65% entro il 2028.